Allora direte, Erika, non ci si capisce niente con te, prima scendi, poi sali, poi scendi, poi sali. Allora vi spiego, ha smesso di nevicare, sono le 9.36, quindi, e adesso è ricominciato a nevicare, ma porca miseria. Allora, sono andata a fare spesa, stavo al reparto panetteria, e una signora davanti a me, sai quelle belle sciccose, che dici, ma io manco se nasco e rimoro 100 volte io diventerò così sciccosa, perché signora si nasce e non ci si diventa. Questa tutta caruccia, tutta ambettata, si è portata via 60 euro de cosette di Natale, le chiacchiere, le cose, le girelle, le zeppole, 60, volevo dire, signor, mi adotta, no, assurdo, dico, ma signora, poi si è presa tutto un cabaret di pizzette di pasta sfoglia che con Salvi fa buonissimi, non la pizzetta d'aperitivo, che quindi rimangono più pastose, si seccano proprio, si intostrano. Queste di pasta sfoglia sono più alte, più larghe, sono buonissime, delicate, ecco, te ne mangeresti una come fosse una ciliegia, una tira l'altra. Signor, perché lei mi sta camminando leggermente sul papà? Vuole che mi fermi? Sta nevicando un'altra volta. Ah, non v'ho detto. Rientro a casa, faccio la ripresa. E poi per voi è passato un secondo. Vabbè, dopo la ripresa del fori. Nevica, si dice da noi. Nevica, che bello, nevica. Ha smesso perché ovviamente l'ho detto troppo forte e quindi ho detto, sai cos'è, vado in lavanderia a gettoni, visto che ha smesso vado alla lavanderia a gettoni, vado a fare questa fantomatica, se gliela farò, lavatrice. Vado, mamma mia, quella vicina a casa mia è una fetecchia, non è una lavanderia, gli oblò strappati, cioè proprio strappati, proprio uno vede, non è che dice lo si è rotto, proprio strappato, qualcuno ci si è appoggiato, perché proprio le cerniere sono piegate, cioè proprio una cosa brutta, e i numeri tutti cosati, tutti rovinati, tutto. Non mi è piaciuta, io, allora, quello per l'asciugatura non posso dire niente, anche qua c'è gente, quest'altra lavanderia gettoni, oh, io devo lavare i piumoni, che volemo da fa oggi? E quindi per l'asciugatura va benissimo, per l'asciugatura non posso di niente perché va benissimo. Ah, ecco, c'è una signora sola che sta asciugando, quindi può essere che riesca a fare pure tipo un vloggettino dentro, non lo so. So che quando arrivo a questa fase io mi devo un traspicciare, perché può venire qualcuno, mi frega tutto praticamente, mi frega il posto, ecco. Siccome c'ho da lavare un sacco di roba, dopo vi spiego. Eccomi, i miei panni, sto lavando i miei panni. Queste qua è da 13 kg, costa 8 euro. Praticamente, per chi non è pratico, se inseriscono i soldi qui, o le monete, qua, o le monete. Prima di fare questo però bisogna mettere i panni dentro. Ogni lavatrice ha la sua lettera, questa ad esempio so da 7 kg e costa 5 euro. Una volta che abbiamo inserito i panni dentro, deciso il lavaggio, io per esempio ho fatto programma 1 sia di qua che di là nel piumone, e qua ti dice cosa ci puoi lavare, sono le stesse dappertutto. Praticamente una volta deciso il lavaggio, una volta visto che numero è, se vado qua, si inseriscono i soldi e si spinge praticamente la macchina corrispondente, no? La lettera corrispondente, dai, il resto finito. Una volta che la macchina ha finito ti fa un suono, pipì, 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 tu prendi e inserisci qua che c'è la macchinetta invece che asciuga, l'asciugatrice. Puoi decidere qua il livello di temperatura, io metto sempre alta a brucià e niente, sto praticamente sola dentro questa lavanderia. Questo sta facendo cosa? L'ultimo risciacquo alle 10:15 finisce, non ne posso più, mi sono proprio stufata qua, 10:50
Ne posso più. È il fatto che non mi si asciugano i panni. Vedi, 10 e 40, quindi tra un po' finisce. Vi mando un bacio con lo scrocco e ci sentiamo più tardi. Ciao! Ciao! Adesso voi mi dovete dire il motivo per cui quando esco di casa nevica sempre, quando sono in casa no. Allora, questa mattina poi io ho finito in lavanderia alle 11 e tre quarti, sì, perché ho dovuto fare triple asciugature per il semplice motivo. Oh, aspetta che devo andare indietro. Devo andare indietro, che è arrivata un'altra macchina. Ci passi? Ok. Purtroppo noi qua abbiamo un vialetto stretto ed è in comune. Cioè, allora, mi è stato detto, Erika, facci vedere proprio la tua vita quotidiana. E questo è un marasma sempre. È un'entrata, un'uscita, vado a fare spesa, vado qua, vado là. È un macello. La vita della casalinga. Sto strozzando. La vita della casalinga. Allora, stavo dicendo che questa mattina poi mi si è fatto tardi, ho dovuto fare tripla asciugatura perché il prezzo per asciugare i panni è lo stesso, ma i minuti sono diminuiti. Di conseguenza, quando tu hai un piumone, non gli basta 8 euro. Quei 2 minuti che erano all'inizio, quei 10 minuti, mancano. Quindi tu alla fine ti trovi a dover spendere 2 euro per un'asciugatura, se sono panni lavati con la lavanderia, perché la lavanderia ha, le lavatrici della lavanderia hanno moltissimi giri, quindi i panni quando escono lì sono quasi asciutti, e quando si va ad asciugare nell'asciugatrice con un attimo te l'asciuga. Una lavatrice domestica, e non per questo non tecnologica, però a volte, guardate la mia è una semplice lavatrice che non ha tutti questi giri spaventosi, è una lavatrice normale. Io con i miei panni dovessi portarli lì, non basterebbe né un euro, né 2 euro, né 3 euro, né 4 euro probabilmente per asciugarlo, per il semplice motivo che sono tanto umidi, capito quello, Quindi stamattina mi sono trovata a dover fare un sacco di asciugature per poter portare a casa, perché erano i piumoni e quindi era un casotto. Allora, ogni tanto nevico, ogni tanto smetto, ogni tanto nevica, ma io penso che a questo punto l'allerta meteo c'è oggi e domani. Non ha fatto niente oggi, a meno che stasera siamo a un grado veramente. Stasera con abbassarsi delle temperature può essere che fa qualcosa. Io sono uscita alle 15.50 da casa dopo aver lavato i piatti, cucinato, cioè prima cucinato e poi lavato i piatti, e sono sempre incontechinata qui, questo mi tira. Dopo aver lavato i piatti, dopo aver cucinato, e vabbè, è il contrario, ho preparato, impastato la pizza per stasera, mi sono messa al computer per finire di fare i lavori che stavo facendo, però mi sono scordata stamattina che dovevo prendere le crocchette. Erika, perché non te le segni? Ci avete ragione, io tendo sempre a segnarlo, ma stamattina mi sembrava molto semplice la cosa. Colazione, pane, basta, e crocchette. E probabilmente il cervello mi ha resettato e mi sono ricordata solo un pezzo del coso. E ora vado a far spesa perché vado assolutamente a prendere. Mi sono dimenticata gli occhiali. fa troppo freddo, scusatemi. Che vi volevo dire? Non lo so, vabbè, questo è un vlog strano, è un mischiotto di roba. Vado, ciao. Erika, come lo concludi sto vlog? Lo concludo dicendovi
e per oggi basta, che ho fatto la mia spesa, ho lavato i miei panni, veramente ho speso pure troppo per i miei gusti, perché è successo, allora io ho sempre comprato l'alluminio, qui mi sono tagliata, non mi dite dove, mi fa tanto male tra l'altro, vabbè, mi sono proprio affettata, ma qui in macchina, non lo so, forse quando ho tolto il telefono, perché sto porto attrezzopolo mi dà fastidio, devo andare assolutamente a prendermi figlia, perché è già le 4:15 e io sto ancora qui, ma non è colpa mia, è colpa della gente che dorme, che capita anche questo. Ho sempre usato l'alluminio, quello per avvolgere gli alimenti, di marca ignota, nel senso linea Basic oppure linea Simpli, linea Auchan, ho sempre usato queste marche qua, pensando probabilmente di fa la furba, invece no, perché comunque non trattengono, cioè non come se si bruciassero, si consumano. Io ho trovato pezzi di alluminio sulla mia lasagna, cioè no cotta, non l'alluminio cotto, cioè quando sono andata a togliere per cucinare c'erano i pezzi di alluminio, io ho dovuto togliere i pezzi di mozzarella, insomma l'ho dovuta rilavorare, e che scatole, quindi ho detto con Michele no, e sono andata a prendermi il cookie, perché io con l'alluminio ci avvolgo parecchio, adesso vedete l'alluminio fa male, oh che ci metto a me la carta forno, quindi questo. Quindi come concludo questo vlog? Concludo che quando vuoi la marca buona la paghi. Questo è, perché io per aver preso 4 fetecchie in croce ho speso 20 euro di roba oggi. Vabbè, che ve devo dire, qua pure l'aria adesso, pure l'aria paghiamo, pure, non voglio far polemica. Allora vi mando un bacio, io non posso tenervi in macchina oggi tutto il giorno, mi dite Erika, questo non è un vlog, questo è un massacro, cioè, avete ragione, però pensavo di poter far compagnia a chi e cos'è, a chi come me, per dire, non lo so, stai lavando i piatti, ascoltami, può essere una pubblicità, sei in bagno, portami con te, cioè questo, capito? Perché d'altronde, cioè, cosa ho fatto, cosa ho detto? No, una cosa l'ho potuta insegnare, però, come funziona la lavanderia a gettoni, che sembra difficile, ma non lo è. Quindi vi mando un bacio, ci sentiamo alla prossima. Dice Erika, quando ci saluti, quando riesco a arrivare allo stop per spegnere, perché è un casotto, cioè come la faccio col dito qui, è un casotto, e quindi ecco, manco qua mi posso fermare, perché mi porto con me fino alla fine, non riesco a spegnere, dopo fa come oggi, ma che sto ancora a registrare, cioè è assurdo, capito, è assurdo, con me è assurdo, vabbè, però non ci si annoia, dai. Voglio mandare un bacio a tutti i nuovi iscritti e comunque alle persone che mi scrivono teneramente pure, ma com'è? Che mi scrivono teneramente pure su Instagram, un bacio a tutti, riusciranno i nostri eroi a spegnere sta specie di vlog improvvisato, ammazza, oh, qua tutti pieni i parcheggi, e certo, perché io sono in ritardo. Mannaggia santa, te devo parcheggiare a casa del diavolo per andare a piammi figlia. Vabbè, parcheggio qua, è importante aver trovato parcheggio. Comunque non mi si può dire che oggi io non ho fatto movimento. Le mando un bacio.